grande ha percorso la loro vita. Nella tua misericordia dona loro la tua luce e la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina, ma essi sono in pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. Obilo, a te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Un pellegrinaggio non solo personale e familiare, ma insieme della comunità civile della nostra cara Terni, che vuole ricordare i suoi figli da essa distaccatisi per cause naturali di età, per malattie o per gesti violenti, ed è la comunità militare che ritiene dovere e punto di onore alimentare la memoria viva dei commilitoni caduti nell'adempimento del dovere, martiri ed eroi generosi della comunità. In particolare vogliamo ricordare quelli morti nell'anno: il carabiniere ucciso a Cagnano Varano, Vincenzo De Gennaro; il carabiniere travolto da un'auto a Bergamo, Emanuele Anzini; il carabiniere ucciso a Roma, Mario Cercello Rega; e i due agenti di polizia uccisi a Trieste proprio un mese fa, Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Veniamo qui compiendo dei gesti simbolici, ponendo per esempio corone e fiore e semplici fiori. Portare un fiore su una tomba è un segno di speranza e di fede. Ponendolo sulla terra o sulla pietra, diciamo che nel nostro cuore c'è la certezza, la fiducia o almeno il desiderio che quella pietra e quella nuda terra tornino a fiorire, restituendo la vita a chi ci è caro. Thank you.
te. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te, e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo figlio. Prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Michele, Gabriele e Raffaele, pregate per noi. Sant'Abramo, prega per noi. San Mosè, pregate per noi. San Bartolomeo, prega per noi. San Matteo, prega per noi. Santissimo Tadeo, prega. Maria Goretti, prega per noi. Santi martiri di Cristo, prega per noi. San Leone e San Gregorio, Sant'Ambrogio. Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte le anime redente dal sangue del tuo figlio, noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore per il distacco dei nostri cari, ma con la fede e la speranza che il tuo spirito ha acceso nei nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunione di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo. Accogli. Attento. Presentar onore ai caduti.